chi ha progettato tutta questa meraviglia, noi saremmo dovuti arrivare a questo punto, al terzo atto, attraversando le grotte e saremmo arrivati qui in barca. Tutto questo oggi, dottoressa, non si può ancora fare, ma come viaggio iniziatico, in effetti questo aveva un grande valore, perché certo, si usciva dall'inferno. Si usciva dall'inferno, le grotte che sono bellissime, molto vaste, tanto da costituire tutta questa collina con i padiglioni che ci stanno sopra. Sono tutte rivestite da stalattite, da stalagmiti naturali, quindi veramente affascinanti. Il lago entra e diventa un lago sotterraneo, e dalle grotte che rappresentano gli inferi nei quali definitivamente ci si purifica l'animo, si poteva uscire soltanto accompagnati da Caronte, che ci veniva a salvare con la barca. E a quel punto ci ritroviamo davanti agli occhi tutta questa meraviglia. Tutta questa meraviglia che per Michele Canzio rappresentava il paradiso empireo, questo paradiso dantesco dove campeggia al centro il Tempio di Diana, che rappresenta la divinità, Dio, l'unico edificio completamente bianco di tutto il giardino, e sulle rive tutti questi edifici che in stili diversi rappresentano le varie etnie della terra. Come dire che tutti prima o poi giungeremo al cospetto di Dio. E poi si arriva di fronte all'obelisco. Allora, durante questo viaggio, che poteva essere più o meno lungo a seconda della volontà del Caronte di turno, si giungeva comunque davanti all'obelisco, simbolo di simbolo massonico per eccellenza, simbolo del sole, simbolo del processo della vita e della reincarnazione, per cui passati di fronte all'obelisco si giungeva subito a un approdo di fronte ad un giardino meraviglioso che rappresenta l'Eden, i giardini dedicati a Flora. E allora, in conclusione di questo meraviglioso viaggio, facciamo proprio, circumnavighiamo idealmente questo lago e arriviamo anche noi ai giardini dell'Eden. Vogliamo immaginare così: Caronte ci ha portato lungo il lago fino ad arrivare all'obelisco e poi siamo approdati qui. Passiamo il cancello e arriviamo dove, dottoressa? Arriviamo in questo che rappresenta il paradiso terrestre. Noi ci riappropriamo della nostra materialità e la dea che si trova là sull'apice del tetto del tempio ci accoglie in questo giardino che è il giardino dell'Eden. Indubbiamente il colpo d'occhio, intanto ci avviamo appunto verso l'altra parte del giardino, il colpo d'occhio per chi arrivava qui in barca, trasportato da Caronte, dopo un viaggio così già emozionante e certo, pieno, doveva essere davvero sì, spettacolare. Lo è ancora oggi, ecco. Lo è ancora oggi, tutti si stupiscono di trovare quest'ordine, che è proprio un ordine di geometrie, di forme, perché deve proprio rappresentare la terra in ordine, no? Dopo questo viaggio che abbiamo fatto nel nostro animo, noi siamo in grado di vedere la terra per il luogo magnifico che è un giardino, quello che ci è stato promesso all'inizio. E questo è tutto un giardino di geometrie che ripercorrono forme antiche. Ad esempio, esiste tutto un gioco di triangoli equilateri che si specchiano l'un l'altro. L'obelisco fa triangolo equilatero con le giardiniere. Quando si guarda dall'obelisco il tempio, le giardiniere fanno triangolo equilatero con Flora che sta all'apice del tetto. E poi questo asse visivo interessantissimo che lega l'eternità attraverso l'obelisco e lo spirito dei fiori che è rappresentato dalla silfide alata. Sì, perché oltre questa porta ci aspetta ancora una volta la natura. Dalla natura siamo passati per purificarci, alla natura adesso ritorniamo. Ritorniamo in questo stato di coscienza. E ora abbiamo appreso tutto questo su di noi, sulla storia, su chi siamo, no? Le famose tre domande che ci erano state fatte all'inizio, ma non è finita qua in realtà. Non è finita qua perché questo è la terza scenografia del terzo atto
ne esiste ancora una quarta che ci ripropone di nuovo la morte, ma non come un atto cruento, ma come una possibilità. La rimembranza dedicata a Gabriello Chiabrera e dopodiché un percorso intorno a questo paradiso meraviglioso fino a cominciare i giochi d'acqua che rappresentano l'esodo, le famose comiche finali di cui avevamo parlato all'inizio. E quindi incontreremo, se andassimo a vederlo e vengano i visitatori a vederlo, adesso non ce li portiamo, il chiosco delle rose, il labirinto e arriveremo finalmente sull'isola e al centro del lago. Quindi tutto quello che non vi mostriamo è da venire a vedere, ma anche quello che vi abbiamo mostrato è da venire a vedere e da vivere dal vivo, perché è proprio di questo si tratta, certo. Questo parco è da vivere dal vivo. Intanto la ringrazio, dottoressa, per la sua accoglienza, l'ospitalità e per questo viaggio meraviglioso che abbiamo compiuto insieme. Grazie, arrivederci.